Ci sono una miriade di cartoni. Andiamo, Chico! Dopo! Buongiorno! È domenica, stiamo uscendo con Lori, che devo andare dal cinese a vedere un paio di cose. Tra l'altro devo comprare delle cose per questa settimana al lavoro, perché faremo dei video do it yourself e quindi dovrò andarli a comprare per non andarci lunedì mattina, che è critica. Ci vado adesso. In Lorenzo abbiamo matchato i giubbottini. Ce l'ho uguale. Adesso stiamo andando da questo sapone perché devo comprare delle cose, tipo detergente intimo, lo spazzolino nuovo, il deodorante per le ascelle. Cavolo, devo anche andare a dire i soldi, Lore. Porca loca, c'ho 5 euro. Porca loca. Ok, parliamone. Puoi mettere il fuori servizio del bancomat per il prelievo di domenica? Ma come faccio senza soldi? In più qua vicino fanno il circo! Il circo! Io sono un po' contraria, nel senso che non mi piace tanto. Ma ci andiamo adesso o dopo? Dopo, oggi pomeriggio, adesso stanno riposando gli animali. Anche il leone? Sì. Le fate? Sì. Tigre? Sì. Lo scarafaggio? Ma che scarafaggio? Ma ci può essere lo scarafaggio al circo? Ubriaco! Perché vuoi queste? Ma perché ho le scarpe di Spider-Man? Ma non trovo mai il saponello. Non lo trovo mai. Non so proprio. È il mio preferito per Lorenzo, ma non lo trovo mai. Che mi piacciono tutti questi prodottini. Sto spizza tutto. Pure il piatto. I piatti ce l'abbiamo, a parte ne hai presi tre. E le compri? No, dai, abbiamo preso già le forchettine, dai. 25 euro di benzina. Praticamente con ne manco 20 minuti già ho speso 50 euro, perché lì da questa sapone alla fine, tra una cazzata e un'altra, 16 euro. Ma 25 euro! Che hai visto, Lori? Un elefante. Un elefante? Praticamente abbiamo beccato il camioncino del circo. Io vorrei sapere chi è che si riesce a mettere sue scarpe, cioè la vorrei proprio conoscere e stringergli la mano. Per ora ho preso questi due sfondi. Vabbè, a parte Thor. Andiamo via. Lo so, mamma, hai ragione. Poi le bacchette cinesi, i lucchetti, le cose. Ma mi manca ancora roba e non la trovo. Siamo tornati a casa, io già sto cucinando, è un po' tardino, nel senso che è l'una, ancora devo buttare la pasta. Tardino non è, però per Lorenzo magari. Sto facendo un sughetto semplice. Una quinta lata di pasta e poi col sughetto ci metteremo queste melanzane fritte. La giornata si sta rovinando sempre di più, sempre di più. Mi sa che non ho fatto bene i conti con la padella. Volevo usare questa qui piccolina per me e Lori, però. E vabbè, mo ci butterò giù piano piano. Un disastro! Faccio vedere quello che ho comprato da acqua e sapone. Allora, io sono matta per Dove, praticamente uso per le mie ascelle solo questo. Per la prima volta ho visto che fanno il Dove intimo e non l'ho mai provato, sinceramente manco l'avevo mai visto. Poi ho voluto comprare questo, però ancora non lo userò perché devo prima finire quell'altro che è quasi finito. Vabbè, lo spazzolino, le posatine per Lori. Che ci mangiamo stasera? Veramente è giorno molto, perché vedi che sta piovendo. Grazie. Ecco. E buon appetito a noi. Lori già se la sta spappolando tutta. Come sono queste forchettine nuove? Belle. Beh, ecco. Praticamente questo qui è un sughettino semplicissimo. Però poi ci vanno messe le melanzane fritte. Io mo ci aggiungo un po' di peperoncino perché me ci moro. E poi le melanzane fritte vanno sfilacciate dentro il pecorino e si sa quanto è buono. È buono, Lori, come sono? Buone o buonissime? Buonissime. Meno male. Ma l'abbiocco post pranzo. Che bello, è cominciato Masha. Erano più di 3 ore che non la sentivo. Mi stavo preoccupando per lei. Ora il brutto è che devo lavare i piatti. Oltre a stirare, io odio anche lavare i piatti. Cioè, poi qui mia madre non c'ha la lavastoviglie, non c'ha nemmeno il posto eventualmente per metterla.
voglio una lavastoviglie portatile. Io odio proprio, non voglio fare niente, voglio solo mangiare e dormire nella mia vita e non ingrassare. I miei genitori non ci sono perché stamattina hanno avuto la brillante idea, visto il tempo stupendo che c'è, di andare al mare con il camper. Quindi mangiano lì, poi vanno a trovare i miei zii, e però noi siamo rimasti perché Lori vuole andare a vedere sto circo. Diciamo che io non sono tanto d'accordo per i circhi, perché non mi piace proprio che gli animali di quel genere, tipo il leone, l'elefante, cioè, vengono un po' umiliati nel fare queste cose così innaturali, perché comunque loro sono predatori, alcuni sono predatori, altri sono animali così maestosi, così giganti, che fai vedere, alza la gamba, così, insomma. Un po' mi dispiace, infatti ho resistito un sacco. Il circo è installato da 2 settimane qua vicino, e Lorenzo abbiamo visto subito al supermercato che c'era il carrettino che girava, ve l'ho fatto vedere prima, con l'elefante sopra. Lorenzo: mamma, ti prego, mi porti al circo. Io ho detto: vabbè, dai, poi vediamo, perché non ce lo volevo assolutamente portare. Una settimana fa però sotto al portone ci hanno messo i biglietti del circo e lui l'ha riconosciuti. Ha detto: mamma, dai, ti prego, mi porti al circo. Ho detto: guarda, allora non lo so, mo vediamo. Uffa, dai, ti prego, mamma, ti giuro che faccio il bravo. Siccome ho detto non lo farà mai il bravo, cioè troverò la clausola per dirgli: ecco, allora non ti porto al circo. Però ragazzi, è una settimana che è impeccabile. Cioè, una settimana di silenzi, di calme, che ascolta, che fa, che dice. E ogni volta mi dice: così andiamo al circo. E quindi ho detto: vabbè, dai, se è proprio un puntato, ci vuole proprio andare. Già l'anno scorso ho temporeggiato e non ce l'ho portato. Quest'anno mi sa che mi tocca. Tanto favorevole, però pure lì non sta a far bravo. Che mi invento? Oggi è l'ultimo giorno del circo, non posso dire no. Quindi vabbè, dai, Lorenzo alla fine è stato bravo, non gli posso dire no, che mi invento. Se avesse spaccato qualcosa, se avesse detto qualche parolaccia, e avrei detto: no, niente circo, invece è stato bravo, dico, ho pure mangiato tutto. Ora faccio uno scherzetto sorpresino a Lori, perché a casa della mia amica Silvia ho trovato questo. Cioè, ho trovato, io l'ho praticamente rubato, perché è dei nipoti, però ho detto: no, ti prego, prestamelo assolutamente, perché Lorenzo aveva fissa per i Minion. Avevamo trovato cattivissimo me uno, me lo sono fatto prestare, e non trovavo assolutamente questo due. Ora gliel'ho trovato, visto che abbiamo ancora un paio d'ore prima di andare al circo. Mo voglio far vedere che reazione ha. Piazza 2. Me lo metto, mi vedo anch'io. Ciao, baby! Non parte il CD! Beh! Io pure lo volevo vedere tantissimo! Vabbè, dai, ce ne vediamo un altro, Lori! Si blocca proprio, non so che fargli. Ci sono una miriade di cartoni. Andiamo al circo! Dopo! Ci vediamo, Lilo e Stitch! Sì! Sì, davvero? Come sono blu! Lilo e Stitch è un cartone che tu non hai mai voluto vedere, ma che secondo me è molto carino. Non l'ho mai visto nemmeno anch'io, però. Ah. Allora, già siamo arrivati qui al circo. C'ho lo spoiler sotto. Il circo, ci stanno tanti animali. Stanno tanti animali. Tu sei contento? Lo scarafaggio. Abbiamo visto Lilo e Stitch, e a me personalmente non mi è piaciuto tanto. A te ti è piaciuto Lilo e Stitch? Manca a me. Cioè, non immaginavo più carino, più tenero, più coccoloso, però non mi è piaciuto per niente. E manca a me. We'll be right back.
soldi fuori adesso e con un euro durante la pausa andiamo a vedere gli altri animali. Lore, un toro, senti che puzza, solo che non si vede una mazza. Lo guarda, quanto è grande, guarda. Un maiale. Ma che maiale? Ma dove dir maiale? Dove sta il maiale? Ma non è c'è, se l'ha immaginato lui. Oh, buono amore mio, buono zia, buono, buono a lei. Perché non è, vedi sto coso tuo qui, li psicanalizzi. I cavalli quelli di prima, Alexio e l'imam. Ciao stelline, mi dispiace, siete troppo stretti qua. Sono stressati sti cavalli, raga, guardate come fanno. Guarda lui come fa. Sono troppo stretti, io non sono d'accordo con questa cosa. L'elefante! Oddio! È grande a mamma! Dove vuoi andare ora? Andare a vedere i leoni! I leoni? No, però devi spegnere questa cosa, perché... No, la musica no! No, Lore, stiamo andando ai leoni, non giochiamo. Mi stanno i dinosauri? Sì, proprio, i dinosauri, sì. Mamma mia, sento certe ringhiate qua. No, regà. Mamma mia. Si muove, non so se si vede, universale. A un certo punto il tendone si muoveva e c'è un rumore assurdo e sta facendo il diluvio e sto coso io lo romperò a breve. Posso romperlo a breve? Lo odio! Questo pezzo che sto registrando adesso è il giorno successivo al circo. Ho appena trasferito i file del vlog che ho fatto al circo e mi sono accorta che l'ultimo pezzo mi dava formato invalido, quindi ci sono stati problemi con la videocamera, quindi non mi ha registrato il finale. Eccomi qui perciò a registrarlo di nuovo. Non mi piaceva, insomma, che si interrompeva così dentro la macchina in mezzo al diluvio universale. Allora, praticamente ieri quando io ho detto che c'era stato un diluvio universale, praticamente c'è stato l'uragano alla Dispoli. Noi fortunatamente ne siamo rimasti illesi, però io ho visto proprio il tendone muoversi, però da noi non c'è stato, però c'è arrivata una raffica di vento incredibile. Nonostante c'era la musica altissima, si è sentito proprio sopra il tendone una grandine, una pioggia incredibile. La musica era assordante, tant'è che Lorenzo ogni tanto si metteva così. Nonostante questo si sentiva fortissimo la pioggia. Allora, vi dico le mie impressioni riguardo il circo, anche cosa ne penso. Fortunatamente Lorenzo non è rimasto particolarmente colpito, per fortuna. Per fortuna anche che non c'erano tantissimi animali che sono stati messi in mezzo allo spettacolo. C'erano molte cose circensi, molte persone che fluttuavano di là, molti contorsionisti, il fuochisti, cose così. Gli animali, c'è stato i cavalli, il toro, l'ippopotamo, le tigri, insomma un po' di cose. Abbiamo pagato pochissimo, tipo 5 euro, 5 euro io, 5 euro Lorenzo. Poi ovviamente ci stavano cose assurde, tipo che se ti volevi mettere in prima fila dovevi pagare 3 euro di più a biglietto. Io per una questione di principio non l'ho fatto. Io sono dell'idea che il primo che arriva meglio alloggia, non è che devo pagare 3 euro di più. In più, durante la pausa, mentre allestivano tutta quanta la struttura per proteggere l'esibizione delle tigri, hanno permesso di farci vedere la sorta di zoo, loro l'hanno definito così, cioè vedere l'animale dal vivo al costo di 1 euro a persona.
Però ho detto vabbè, che gli faccio fare 20 minuti al ragazzino così mentre tutti quanti vanno a vedere sto sorta di zoo. Quindi siamo andati a vederli anche se era completamente al buio. Infatti non so se utilizzerò qualche immagine, però era completamente tutto al buio. Si vedeva poco io col flash della, con la lanterna, come si chiama. La cosa che non mi è piaciuta è che ho visto degli atteggiamenti tipici di degli animali stressati. E, tipo i cavalli che ondeggiavano, le tigri che giravano nelle gabbie. Le gabbie erano molto piccole, pulite ma molto piccole. Ecco, io odio i circhi. Odio i circhi, non sono a favore dei circhi. Noto però che almeno da quando ero piccola io ce ne sono molti di meno. Mi ricordo che io vedevo sempre tendoni ovunque e adesso un po' di meno ce ne stanno, non tantissimi di meno, però almeno qua dalle parti mie o quando vado verso Latina che ce ne stanno un po' di più, un po' questi posti vedo che ce ne stanno un pochino di meno. Anni fa, ma molti anni fa, sono andata tipo a uno spettacolo simile Cirque du Soleil, e che era molto ma molto bello, e quello lì lo approvo perché gli artisti di strada, definiamoli così, sono dei veri e propri artisti e quindi quella lì è proprio una vera arte, perciò io quella là sono molto a favore. Però quando vengono messi in mezzo gli animali, sono animali quelli là, cioè vengono tolti dai loro habitat, che sono proprio predatori, o sono comunque degli animali così maestosi come l'elefante, che gli fa due stronzate, permettetemi, ora di saltare sulla pedana, di fare la passerella, di fare queste cose, insomma sono animali. Cioè, a me quello che non mi piace, cioè vengono, secondo me la parola giusta è che vengono ridicolizzati, e a me non piace per niente. Ho detto, ripeto, stavolta Lorenzo ce l'ho portato e con la speranza che un pochino ne rimanesse deluso. Così è successo, ne sono contenta, perché mi ha detto sì, è stato bello, non mi ha detto ah sì, ci voglio riandare. Stessa cosa anche per gli zoo. 2 anni fa l'ho portato allo zoo per passare una giornata diversa, ma nel momento in cui sono entrata me ne sono pentita subito, perché ho visto tipo una lince bellissima, stavo su quel ramo proprio come di mamma, perché sto qua? Cioè sono animali, predatori, animali anche più stupido come la tartaruga, magari più stupidotto, permettetemi la parola, più stupidotto come la tartaruga, vengono presi dal loro habitat, messi in un habitat che la gente, noi umani, ipotizziamo che sia simile al loro habitat, lo ricreiamo, li mettiamo una grata, una rete, un vetro, qualcosa davanti, paghiamo un biglietto per vedere questi animali tristi che stanno là in lontananza, tristi, ammutoliti così, che non fanno niente. Ma non è che devono fare qualcosa, ma poveri animali. A me mi mette un sacco di tristezza, proprio mi deprime proprio questa cosa. Non è rimasto simil deluso, mi dispiace che ne è rimasto deluso, però per salvaguardare gli animali, eccolo. In realtà facendo un gioco difficile. Ma quanto difficile? No. Oh, il cristal, oh, oh, oh. Mi chiudi la porta per favore. Addio. Addio. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate anche voi di questa cosa, che gli animali vengono usati, un po' sfruttati per queste cose. Cioè io odio proprio la cosa, il concetto che tu levi un animale dal suo habitat, ne ricrei uno e io devo pagare il biglietto per vedere questi animali tristi. Ma perché? Ma me apro il dizionario, me li vedo là, mi vedi i video su YouTube, vabbè che non è la stessa cosa, ma almeno quelli sono contenti, sono felici, corrono, quelli là per farsi una camminata fanno un metro e non lo so arrivati. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.